giorno, io stavo qualche anno fa, stavo al mare a Ischitella, erano quelle giornate di settimana, non c'era nessuno, e c'era la musica che il DJ ha messo tutta la giornata fino da lì. Allora io dissi fra me e me, ma come morisce la serie, sono ricca, sta coccolonata, ma il sottotesto era tutti hanno scritto di me, hanno cantato, hanno più ricordo. Lui va bene o male, fra che si scrive, perché non è scritto io? E mi ricordo che tornai a casa e cominciai a scrivere questa cosa. Lui Pino, oggi teneva niente, forse 5 euro per compagnia, allora me ne sono giù male. Tu dici che gli tengo male, non tengo niente. E allora ci ho pensato, niente tengo, niente mi rago male, sono ricco e non lo so. Attorno a me si veniva il creatore, ottobre pareva luglio, l'acqua era fredda. Io uno continuava a sparare, sparava sotto, gli sparava coppo, Libano, Asilo, Medio Oriente, la Corea, i missili, lo spread, i mercati, l'Europa non ci va bene, i politici prendono su a fare casino. Non c'è sta più l'opposizione, non c'è sta più manco partito. Non ricordo partito, però Coppa Sezione Mazzella, a Capimonte, il proprio teatro, a chitarra, i mandolini, la Repubblica Partenopea, perché noi facemmo uno spettacolo che si chiamava 1799 Napoli una Repubblica, 1975. Scende, troppo morato, non passaggi, il bandiere rosso non stanno stipato, forse l'avranno appicciato, qualcuno l'ha tagliato, qualcuno ancora ci ha foderato un rapporto. E il popolo unito Hamas era vensito, un popolo si è incazzato, deluso e sfastriato, si è stancato su una rivoluzione. Mo son e non gli sottengo, se un solo con pallone, mo si io che i venerdì e lunedì e martedì, il calcio minuto per minuto. Ha segnato alta fine, ha segnato alta fine! Ridevi come un pazzo, eri contento. Te credevi che alta fine si va ancora con altro. E quando ci fu una partita famosa che vinse la Juve 2-1 all'ultimo minuto, segnò alta fine. E se tornai, venendo a casa e sti qua, c'è tamma in giù, fino alla fine è passata. Non ero una sicurezza. Un pallone non è mai stato un forte duro. Un pallone non è mai stato un forte duro. Un pallone tu era il canzone che sapeva di muri scurtugati. I preti un po' si arraggia tagliato con curtiello coppa analogica vita da poco, con due gerani, una zia di un secondo, sei frate, una moglie, una nonna, un cainato, la gente del quartiere, la signora Chicchina che chiamava i figli, andò giù a Rosa, signore, trovate la bocca aperta, chiamate ma pure i figli miei, quasi che lui mi ha detto a me, la coppa a mano, la sotto a mano, un mastro ci ha lisciato a mano, chi lo fa la repattatrice, chi lo fa di cabascio corto, un vicchierillo cammina, cammina, ma nessuno sente. Sono solo 3 anni che è morto Maria, passo tempo e non mi parlo bene. Voglio vedere a Maria, Anna verrà, Anna re. Oh, io di che vogliete fare? Ma manca assai una compagnia. Fino, qui stiamo ancora qua, guardo mare, che non c'era niente, niente di niente, eppure su un'amma ancora. Su un'amma che avevamo suonato un brutto suono. Un suono che era un incubo fedele. Che si pigliavano compagni in agosto, mese gennaio. Sono solo 3 anni, forse 4. E ci penso tutti e sì. Passo tempo. Primo parole. Primo parole. Bravo! Bravo. Grande! Bravo, bravissimo! Allora, secondo me la cosa che può venire alla grande un giorno sarà raccogliere il materiale che lo ha visto, testimone, per ideare secondo me un qualcosa di un tributo non di concerti come se fosse una drammaturgia sì. Sull'uomo, sull'artista, sui vicoli percorso, sull'umanità. Hai detto la parola giusta, sull'uomo, perché in realtà questo ragazzone grosso così era, come dire, lui mi ha insegnato a fare le voci di famiglia, questa è la cosa che io ci vedo. Cioè lui a un certo punto dice, beh, immagina una famiglia napoletana tutta famiglia, un nonno famorella, ma aveva questa... E che se tu ci pensi è qualcosa di meraviglioso, e faceva queste voci, in realtà lui mi ha insegnato delle cose che erano relative all'arte, però io non lo sapevo, perché da buon anarchico a 19, 20 anni tu non capisci.
e si inaugurò un locale al Vomero a San Martino. Allora praticamente io feci venire un chiattone, un nostro amico vestito come se fosse la maglia desnuda. Chi è l'autore della maglia desnuda? Goya. Ah, ok. Ma praticamente questo si stese per terra, Pino con la chitarra, io una specie di tutù 1975 che cantavo Sciacqua Tapatà, che era una canzone scritta da lui. Allora praticamente erano due trans ante litteram che scendevano all'Igolo in Oppa Spiaggia, parliamo degli anni 70. Mamma mia, ecco re che sta spiaggia stamattina, che calore che fa, ma pare sta mese coscio un bacicalina, il sica me sapeva pi, mi stento al sole come una squadrina, di soleone devo pigliare, ma buonasera, ma brucia bu- e c'è metto legge da lumi, sciacquadabadam, sciacquadabadabadabam, sciacquadabadabadabam. Cioè praticamente era un delirio, perché questi tre chi sono? No, e in realtà era tutto questo raccontare, questa umanità di mezzo, con Pasqualini, tutto. E quindi l'incontro tra me e Pino, io venivo dalla periferia, da vicino, ma lui era ripetente e praticamente si guardarono lui e Gino e dice proprio chi si sa può fare con lui, perché c'era una sorta di selezione da passare. E quindi vedo una serie di fatti, aneddoti, ricordi, storie, che secondo me fanno parte di un bagaglio che nessuno conosce. E al di là di quello che è il fatto culturale, secondo me prima o poi qualcosa di fuoco, di vento, di scirocco, teatralmente, musicalmente, è un fatto, anche perché poi io ho raccolto storie che mi vengono da sole, cioè voglio dire, nascono. Sì, sì. Nascono e allora niente, siamo qua, chiaramente mi dovete perdonare. Tieni presente che questa storia è un libro. Bello, sono le cose più belle così. Ma il libro sai perché no? Perché in realtà ne hanno fatti tanti. Troppi. Capito? Voglio dire, a me piace... Però un libro di aneddoti, di racconti veri, di qualcosa che ha a che fare con la vita privata, più che quella artistica. Sì, certo. Sappiamo tutti. No, invece ci vorrebbe un programma. Secondo me il futuro ci vorrebbe un programma. Io non ho visto questo, tutto ciò che riguarda. Io non ho visto questo spettacolo che hanno, che hanno realizzato questo non musicante, non l'ho visto. Non è una cosa che non hanno. Però, come dire, l'idea madre secondo me è proprio quella di come dire, di raccontare poi perché siamo qua, cioè alla fine il Museo della Musica Napoletana, vabbè, sta a Tokyo, certo, non sta a Napoli. Cioè noi abbiamo un posto come questo dove i turisti dovrebbero mettersi in processione. Però io stesso che sono di Napoli non sapevo questa cosa. Detto questo, forse io sento questo richiamo, ma indipendentemente dal fatto di essere stato amico, perché poi vedete quando tu a un amico gli dici le cose in faccia, molto spesso litighi pure. Io ho avuto un solo grande difetto, non immagino niente con me. Però voglio dire, la cosa bella è che sono riuscito a fare in tempo a riabbracciarlo grazie a James, devo dire la verità, e questo è forse il ricordo più bello che lui quando mi ha visto, mica mi ha detto, oh, ma che stai facendo i film? Oh. Si è ricordato di una ragazza che stava in classe con noi, in classe con noi si chiamava Antinolfi, e stava io non aveva una caratteristica, se metti la mano a mocca, allora mi ha cioè anni che non ci vedeva, come dai, guarda Antinolfi, cioè come a dire tutto che è tutto show, a me non mi interessa, e questa cosa qua voglio dire me lo porto, allora forse io questo tentativo lo dovrò fare indipendentemente da quello che può accadere, però tu non devi lavorare su commissione, tu devi sentire, perché quando lui ha lavorato spontaneamente sono nati i capolavori,
e quindi niente, insomma, sono... In quel momento quello che ti stava salutando era Pino, non era Pino Daniele. Infatti, bravo. Si è ricordato quella cosa. E quindi sostanzialmente prendiamoci l'energia che c'è in questo posto, certo, come karma, come fatto per... Perché secondo me noi abbiamo avuto un artista, questo lo dico da profano. Posso però... dire, dovrebbe essere sempre un inizio, cioè, e non fermarsi qua, punto. Noi abbiamo avuto un artista che è più grande, che è più grande di quello che noi possiamo immaginare. Bisogna crescere sempre di più. Cioè io mi ricordo che incontravo De André, grande Pino, incontravo Battiato, grande Pino. Sì. Non ce n'è stato uno che abbia detto, avesse detto... Sì, no, ma però... È stato un cieco. Tutti! Poi potevano discutere sul carattere, però la cosa meravigliosa era proprio questo fatto, non c'è nessuno. Quindi si è dato forse troppo poco rispetto al duomo che sono di questi tempi. E poi posso dire, solo una persona, Cristina, poteva farsi dare i capelli a James Seneca. Cioè... che praticamente James alla prima fontana di Italia. Ma veramente? È perché voleva dargli un look nuovo. Non me lo immagino.